Iglesia, puoi diventare cose, cosa credi per il giorno di Pentecoste qui in questa chiesa? Siamo alla fine del 1700, un tempo non facile e non felice per gli isolani. La rivoluzione francese dilaga, i duchi Boncompagni lasciano il loro feudo, Napoleone prende piede in Italia. I Borboni difendono con le armi il confine del Regno di Napoli con lo Stato Pontificio, schierando 11.000 uomini tra Sora, Arpino, Isola, Arpino e Avino. Il brigantaggio impera sovrano tra miseria, ignoranza e sfiducia nelle istituzioni. Il colera fa la sua parte. Sono mesi ormai che le truppe francesi, provenienti da Roma, cercano di entrare nel nostro paese con la forza e, benché armati di cannone, i cui segni sono ancora visibili sulla facciata del castello, il 24 marzo, giorno di Pasqua, vengono messi in fuga. Non si danno per vinti e una settimana dopo sono di nuovo accampati sulla collina di San Sebastiano, suscitando con le loro scorrerie paura, terrore e desolazione. Ma il peggio deve ancora venire. Nella risalita verso il nord dei vari contingenti francesi, richiamati da ogni parte d'Italia per fronteggiare la coalizione austro-russa, 13.000 soldati d'Oltralpe si dirigono verso Isola. Il 12 maggio 1799, domenica di Pentecoste, è tragedia pura. Il ponte di Regno, quello sulla Cascata Grande, è sbarrato e alla richiesta di aprirlo si risponde con due fucilate. Si comincia a sparare da ambedue le parti. La porta viene abbattuta a colpi di cannone. La gente corre a rifugiarsi dove può, anche attraversando a nuoto le acque del fiume ingrossato dalle piogge. Tanti entrano in chiesa come luogo sicuro di protezione e preghiera, ma i soldati francesi, imbestialiti, ammazzano grandi e piccini, uomini e donne, dopo averle violentate. La legge infame della guerra ha trionfato con tutta la sua barbarie. 464 uomini e 70 donne moriranno in quel tragico giorno in questa chiesa e altri ancora troveranno la morte per le strade e nelle case. Passeranno gli anni, si asciugheranno le lacrime e la vita all'isola tornerà a fiorire, proprio grazie ai francesi che porteranno questa volta speranza e lavoro, costruendo fabbriche e aprendo. Oggi, giorno della festa della mamma, è alle mamme che va il nostro pensiero e il nostro augurio. Grazie mamme, e su tutte ci si è